Che cosa sono i tensegrity? È una parola strana, parola combinata che deriva da due parole in inglese, tension e integrity, e fu coniata da un architetto famoso, Fuller, che era un po' pazzerello e che costruiva appunto strutture molto particolari, leggere, geoidi e altre forme, e tra queste ha studiato anche le tensegrity. Si tratta fondamentalmente di strutture che combinano in maniera intelligente la capacità dei materiali di lavorare a compressione ma anche a trazione. Vedete, all'improvviso questa struttura diventa una specie di tavolo di appoggio in grado di reggere dei pesi senza avere nessuna gamba attorno. Ovviamente ha però degli elementi che lavorano a trazione, quindi questi elementi verticali molto sottili, quasi invisibili volutamente, ovviamente, sono quelli che la fanno funzionare. Il peso di tutta questa parte sopra, vedete, è sostenuta dal filo che lavora qui a trazione, quindi che sostiene l'intero peso, mentre gli altri due fili servono a dare stabilità. Non è sufficiente, ovviamente, come vedete, è ancora una struttura instabile. Bisognerebbe aggiungere altri elementi che lavorano sempre a trazione e quindi è possibile farla diventare una struttura poi stabile. Cosa c'entra questo con l'edilizia? Ovviamente si possono immaginare anche gli edifici da costruire in questa maniera, specialmente quando, come già sappiamo, in edilizia ci sono materiali in grado di lavorare molto bene a trazione, come l'acciaio. Quindi se immaginiamo questi elementi verticali in acciaio, è facilmente immaginabile appunto un edificio che possa funzionare in questo modo. Di sicuro è un edificio antisismico, perché ovviamente sarebbe in grado di assorbire tutti gli sforzi oscillando liberamente appunto, e quindi non subendo grossi danni di struttura.